consapevolezza che questa era una partita importante, soprattutto perché comunque si giocava prima della Salernitana e soprattutto perché comunque bisogna mettergli un po' di pressione, dai, guardiamo in faccia la realtà, stavano due punti sopra, se non avessimo vinto magari già si iniziava a pensare che era tutto finito, invece abbiamo dato dimostrazione che ancora non lo è. Quindi siamo contenti, ripeto, sono contento soprattutto per la vittoria e poi normale per me stesso. A differenza delle altre gare, avete subito aggredito gli avversari? Sì, perché comunque si giocava in casa. Dovevamo dare una risposta prima a noi stessi, perché comunque nelle ultime uscite, nelle mura amiche, eravamo stati un po', tra virgolette, molli, ma molli perché forse una spiegazione c'è, perché prima della partita con il Melfi avevamo un po' caricato, eravamo un po' sulle gambe, quindi eravamo un po' pesanti. Adesso che i carichi di lavoro sono un po' diminuiti e stiamo andando sulla brillantezza, comunque iniziano ad arrivare i primi caldi, è normale che le gambe dovrebbero andare meglio. E quindi ci facilita anche il compito ad andarli a pressare alti, a non farli giocare e a dettare noi i tempi di gioco. Senti, sull'azione del gol è partita proprio da te, perché hai recuperato palla a centrocampo e hai lanciato Eusebi, che poi di fatto gli hai chiamato l'assist e ti ha servito quell'assist al bacio. Ci hai fatto aspettare, però. Beh sì, diciamo che si è trasformato da uomo assist oggi Umberto, ha fatto secondo me una partita al servizio della squadra, perché si è battuto molto, ha riconquistato anche palloni importanti, e quando una punta si sacrifica in questo modo e ti permette comunque di salire e di rifiatare, fa veramente un grande lavoro, oltre a tanti gol che ha fatto fino ad ora. È un giocatore sicuramente importante, ma soprattutto per il lavoro che svolge, si batte contro ogni difensore, ripeto, è molto forte fisicamente, poi quando fa anche questi assist ci mette, se non fa gol, mette la ciliegina sulla torta con gli assist. Senti, ti sei chiesto come mai non riusciamo ad avere una punizione al limite dell'area non so da quanto tempo, se ti sembra normale? Ma sai, a volte questo dipende anche un po' dalla manovra, no? Perché comunque se non riesci ad arrivarci fluidamente, tra virgolette, comunque al limite dell'area, è normale che se non giochi a due tocchi veloce non dai tempo comunque agli avversari di sistemarsi, e se non crei quelle diciamo sorprese all'avversario con gli 1-2, è difficile che comunque ti intervengano per far fallo. Poi quando si vince 2-0, anche se non prendi punizione al limite dell'area, va bene, normale che hai dei giocatori importanti che possano batterle, perché comunque le provano in settimana, quindi sappiamo il loro valore. Però se riusciamo a sopperire e a far gol in altro modo, va bene uguale. È una domanda, non domanda. La curva alla fine vi ha incitato, ha cantato "noi ci crediamo", però io ho visto poi che voi vi siete rigirati in questa curva per dire "noi ci crediamo forse più di tutti quanti". Bravissimo. Io forse mi ripeto, perché comunque ad ogni conferenza, ad ogni intervista lo dico, secondo me ancora questo campionato non è finito. Noi ci stiamo battendo partita dopo partita, forse partite meglio, partite peggio, però ci stiamo battendo perché ci crediamo, perché è dal 10 luglio che stiamo correndo, stiamo inseguendo questo obiettivo, questo sogno, questo traguardo che ancora è possibile raggiungere, quindi come loro hanno cantato che ci credono, noi ci crediamo molto di più. Senti Fabio, nella prima parte di stagione eravate il miglior attacco del torneo e anche una delle migliori difese. Poi c'è stata una parte centrale, diciamo, dove forse avete mostrato qualche scricchiolio, e adesso invece la quarta partita consecutiva dove non subite gol. Una crescita da questo punto di vista,
difesa, che cosa è successo, e poi se i campionati si vincono con la miglior difesa, dato che siete a più o meno come la Salernitana, insomma. Ma sicuramente i numeri dicono questo, i numeri dicono che i campionati si vincono con una difesa solida, ma la difesa, io non, come ho sempre detto, non intendo solo i quattro difensori e il portiere, intendo tutta la squadra, perché comunque, come abbiamo visto anche oggi, i primi difensori sono gli attaccanti. Quando ho detto anche prima, quando vedo Sebi che mi rincorre l'avversario e mi recupera palla, già ho fatto il 90% della fase difensiva, perché poi da forza a noi, da togli sicuramente tante castagne dal fuoco, no? E quindi sicuramente è un lavoro importante che fanno gli attaccanti, che gli chiede il mister di fare, quindi sono sacrifici che fanno anche ben volentieri, perché poi se il risultato è questo si fa tutto ben volentieri. E noi abbiamo passato un periodo, se vi ricordate bene, forse lo stesso periodo del girone di ritorno, il girone d'andata, quelle 3-4 partite che comunque era un periodo nel quale abbiamo ricaricato i carichi di lavoro, e quindi vuoi o non vuoi, questo non deve essere un alibi sicuramente, perché comunque una squadra che punta a vincere, una squadra esperta secondo me come la nostra, deve anche sopperire magari a situazioni del genere, no? Però sai, quando ti vengono a mancare molti giocatori in una fase importante del campionato, ci sta che puoi subire qualcosa in più. Quindi in linea di massima secondo me è stato un percorso continuo e abbastanza equilibrato il nostro. Poi ci sta che puoi prendere gol 30 metri su punizione tre partite di fila e poi dai. Ti aspetti qualcosa di buono dalla partita di domani sera, da questa squadra? Io mi aspetto qualcosa di buono dalla nostra di squadra, perché secondo me noi abbiamo la capacità di fare risultato in ogni campo, e innanzitutto noi dobbiamo guardare in casa nostra, poi se qualcuno ci fa qualche regalo, ben venga. Va bene? Okay, grazie. Chi l'ha detto? Visto che insomma, il primo gol in giallo rosso è chi l'ha detto? Ma diciamo, forse alla mia famiglia, perché comunque mi sto per sposare, quindi tutto per noi, insomma. Sei sicuro? Grazie. Sicuro? Ormai è fatto. Basta. Ormai è fatto. Bene, bene. Allora, come hai detto, si chiama? Se l'hai detto non l'ho sentito. Per la tua prossima moglie, giusto? Sì. Nome? Emanuela. Ok, grazie. Grazie a voi. Ciao.